Amici e amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di Moto.it, prove libere del Gran Premio di Spagna e Rez della Frontiera. La commentiamo assieme a voi e assieme a un ospite graditissimo, a Matteo Baiocco di Aprilia. Ciao Matteo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao Giovanni. Ciao Matteo, grazie di essere mio ospite. Allora, l'Aprilia, abbiamo fatto il titolo, l'Aprilia vola e fa sognare. È giusto il titolo, Matteo? Fa sognare, ci fa sognare un po' tutti anche nel box, perché avevamo visto delle belle cose già qui nei test di febbraio, ma eravamo da soli, quindi i riferimenti erano un po' strani da prendere. E poi nei test in Qatar, poi nelle prima gara in Qatar, seconda gara, anche per prima abbiamo fatto un bel lavoro, e qua Alesce è arrivato con un weekend solidi alle spalle, ed è partito nel migliore dei modi. Lui è molto forte sempre il venerdì, ma qua sta lavorando già in ottica gara, e devo dire che davvero il titolo è azzeccato e speriamo sia di buon auspicio. Ecco, è una Aprilia comunque in crescita, possiamo dire così, perché è partita benissimo comunque in Qatar. Ricordiamo che ha finito la gara a 5 secondi e 9, se non ricordo male, dal primo. Poi comunque è andata bene in Qatar 2, in Portogallo. Qui insomma è una Aprilia in crescita, questo si può dire, giusto? Sì, diciamo che adesso siamo costantemente in una zona della classifica dove l'anno scorso si faceva fatica a stare, era sempre la lotta per entrare in Q1, quando quest'anno sei sempre nelle prime posizioni. Quindi Aleix ha fatto un grande lavoro su se stesso, ma la moto sicuramente ha una base nettamente migliore rispetto a quella del passato, ed è tutto un po' più semplice così, perché può tranquillamente concentrarsi su alcuni aspetti in ottica gara, e senza avere l'ansia della prestazione per la qualifica, eccetera. Questo è molto molto importante. In passato, quando dovevi lottare soprattutto per qualificarti bene, spesso tralasciavi il lavoro per la gara e lo pagavi. Esatto. Allora Matteo, andiamo un attimo a vedere la classifica insieme, poi entriamo più nello specifico di Aprilia, di Aleix Espargaró e naturalmente anche di tutti gli altri piloti della MotoGP e non solo. Intanto saluto già tutti quelli che si sono collegati, compreso Max Biaggi. Mi sembra che Max Biaggi sia collegato. Grande Max, dice che Baiocco sta sudando, è agitato e bisogna fare qualcosa. È vero? È vero Matteo, sei agitato? No, non sono loro che mi Grande Max, allora salutiamo con grande piacere Max Biaggi, ricordiamolo, grandissimo campione con la 250, con la Superbike, è andato fortissimo con la 500, insomma è andato fortissimo con tutte le moto. Allora vado a vedere la classifica, chiedo a Luciano Lombardi, che come sempre ci assiste in regia, se non so se ce l'abbiamo, se possiamo mettere in sovrappressione. Comunque il miglior tempo è stato di Pecco Bagnaia, 1:37.209, poi c'è Fabio Quartararo a 178 millesimi, quindi Aleix Espargaró con l'Aprilia a 437 millesimi, Franco Morbidelli quarto molto veloce nel passo, 495 millesimi, quindi Vignales quinto, Nakagami sesto, Oliveira settimo, Rins ottavo, Zarco nono e Binder decimo. Questi sono al momento i piloti che vanno, che andrebbero direttamente in Q2. Abbiamo Mir tredicesimo, ancora una volta fuori dai 10, piuttosto arrabbiato con la Michelin, anche se non l'ha detto in questa maniera. Marini quindicesimo, Marc Márquez sedicesimo, con il tempo del mattino, però Márquez nel pomeriggio non ha montato le gomme nuove come hanno fatto altri piloti. Petrucci 17esimo, Bastianini 18esimo. Per arrivare a Valentino Rossi bisogna scendere in 21esima posizione con un distacco di 1:489. Ok, questa è la classifica di oggi. Allora, ripeto, concentriamoci sull'Aprilia e poi parleremo anche di Pecco Bagnaia, che sta andando fortissimo. Comunque, l'Aprilia, andare a vedere il passo, secondo la mia analisi, i due più veloci sono stati oggi Aleix Espargaró e Franco Morbidelli. Tu come la vedi, Matteo? Diciamo che l'analisi che tu hai fatto è sicuramente abbastanza in linea con quella che abbiamo fatto un po' tutti noi. Certo è che comunque è solo venerdì, e cresceranno un po' tutti quanti. Noi abbiamo avuto modo di fare dei test qua, e quindi sicuramente non è mai uno svantaggio, anche se quando arrivi cambiano le condizioni,
è tutto da rifare, però è stato sicuramente positivo. Il passo è stato incredibile, sia questa mattina che Alessio ha usato soltanto una gomma e anche oggi pomeriggio con, in entrambi i run con gomma media è stato molto performante, anzi quasi meglio a fine sessione che all'inizio con gomma nuova. E questo è un bellissimo segnale. Nel giro con la gomma soft invece non è venuto perfetto, c'è stato diciamo, pista non proprio libera e quindi poteva venire fuori qualcosa meglio, speriamo di averlo in tasca per domani. Ma lui dice che non ha messo bene a posto tutti i settori con la gomma morbida. Intanto scusami, saluto non so chi che mi ha scritto che finalmente ho la maglietta nel verso giusto, Enzo, perché l'ultima diretta che ho fatto, Matteo, mi sono accorto alla fine della diretta che avevo la maglietta al contrario. Quindi saluto Enzo. No, dicevamo, nel giro tirato ha sbagliato qualcosa lui e ha trovato traffico, cosa è successo? Se si può dire che ha sbagliato qualcosa, sì, perché comunque terzo è velocissimo comunque. Diciamo che ad esempio il primo settore l'ha fatto all'incirca con lo stesso ritmo che faceva prima con gomma media, quindi questo lascia pensare che possa fare qualcosa di più. Si è ritrovato in mezzo tra Franco e Mir e Alessio comunque ultimamente sta andando sempre molto forte da solo, quindi credo che non sia stato un grande aiuto ritrovarsi in quella posizione lì, ma comunque terzo, comunque un ottimo tempo, esatto, della qualificazione e domani mattina ci saranno altri tentativi, quindi è un bene essere terzo e non aver esplorato il potenziale, questa cosa diciamo che ci lascia molto contenti. Ecco Matteo, dopo parliamo più nello specifico di Aleš che è veramente in forma strepitosa, continuiamo un attimo sulla moto. Rispetto ai test che avevate fatto qua, è cresciuta la moto? E se sì, come è cresciuta in questo periodo? Una delle cose positive credo sia soprattutto il fatto che sembra si sia trovata una bella base di lavoro. Già dal test qua, poi andando in Qatar e poi Portimao e tornare qua, la moto ha sempre fatto delle piccole evoluzioni, ma diciamo piccole. E così facendo il pilota e anche la squadra riesce a concentrarsi meglio su alcuni aspetti tecnici della gomma, della guida, dell'elettronica, affinare un po' il tutto perché di base sta funzionando abbastanza bene, quindi questa è una bella cosa. Finora non si sono dovuti fare grandi esperimenti durante il Gran Premio e come detto sicuramente aiuta la squadra e il pilota perché hai modo di lavorare di più sui dettagli e sulla messa a punto in vista di quello che è poi la qualifica e la gara. Ecco, intanto ti saluta Maurizio Nataloni, dice un abbraccio da Natalix, non so se lo conosci, comunque un abbraccio da lui. Ecco, quali sono secondo te i punti ancora dove l'Aprilia deve migliorare rispetto ad altre moto? Allora, diciamo che la parte guidata di tutti i circuiti fatti finora è sempre stata... i settori guidati sono sempre stati quelli dove siamo andati più forte. Qua ci sono tantissime curve ravvicinate e Alessio sta andando fortissimo. Bisogna ancora lavorare un po' sicuramente su alcune fasi dell'accelerazione per sfruttare al massimo la potenza che si ha e ottimizzare un po' la potenza e trovare il compromesso giusto tra il wheeling, tra lo slide, tutto quanto. Quindi quella, diciamo, ci sono un paio di punti del circuito dove si riparte da bassa velocità, nel quale si sta lavorando, soprattutto per domani. Nei settori più misti, ad esempio primo settore, secondo settore del circuito, la moto volta davvero bene, Aleš sta lavorando anche un po' sul suo stile di guida e questo sta portando dei risultati. Allora, Miguel, che scriverà dalla Spagna o da qua, dice quanta allegria volver l'Aprilia delante. Quindi che bello vedere l'Aprilia davanti, molto bene. Grazie. Senti, Aleš, ripeto, io l'ho visto, ho avuto l'occasione anche di vederlo qui in sala stampa, in forma strepitosa a vederlo fisicamente. Lui dice, sono nel miglior periodo della mia vita, non soltanto a livello sportivo, ma anche insomma fuori, nella vita di tutti i giorni. È così, vedi un Aleš veramente in grandissima forma e quali sono i suoi punti forti? Allora, diciamo che fisicamente è davvero, da quando io sono qua, l'ho sempre visto in grandissima forma. Bene. È normale che quando trova, sotto il sedere, sicuramente un mezzo che gli sta rendendo la vita un po' più facile,
è sempre un po' meno impiccato del passato, può affrontare i turni e il weekend in un modo differente. Questo credo che, sai, la prima gara era sicuramente un po' più agitato, perché ancora doveva concretizzarla questa sensazione. Poi col passare dei gran premi e dei turni ha capito che davvero qualcosa di buono può venire fuori, come lo stiamo capendo un po' tutti quanti, e mantenendo sempre il profilo super basso, però convinti che si possa far bene. E questo ti tranquillizza, Giovanni, perché sai, lui è partito già qua venerdì mattina convinto che la moto funzionasse, perché nei test aveva funzionato, arrivava da un gran premio consistente, l'ha verificato subito nel primo turno, per il secondo turno aveva pochi aggiustamenti da fare, quindi sai, anche umanamente e psicologicamente questo ti tranquillizza. Quando sei sempre poi lì davanti al primo tentativo tirato che fai, credo che questo renda la vista un pochino più facile. Poi la parte dura verrà domani pomeriggio, soprattutto domenica. Però insomma dai, il passo che ha fa ben sperare adesso, al di là di tutto, noi appassionati sogniamo il podio, insomma è facile per noi sognare, però non è così lontano, giusto? No, se uno guarda quello che ha visto oggi, non è un'eresia pensare a un'ottima prestazione nel gruppo di testa. Nelle ultime gare è mancato sempre un filino da sistemare l'ultima parte di gara. Qui ci stiamo concentrando soprattutto su quello, ma non è che i primi giri stanno andando piano, quindi bene, per ora bene. Cioè, l'analisi fatta da te è giusta, è inutile far finta di nulla. Qui sta andando sempre molto forte, da solo, la moto si sta comportando abbastanza bene, quindi per ora il lavoro sta procedendo nel modo corretto. Allora, intanto saluto Alberto che dice che non si perde una mia diretta. Dai Alberto, grazie, molto gentile, troppo gentile, veramente sono commosso, guarda. Allora, tornando invece all'Aprilia, come siamo messi col motore? Il rettilineo, l'accelerazione, Aleix dice che l'accelerazione è migliorata tanto, però ad esempio in fondo al rettilineo manca ancora qualcosina. Tu come la vedi? Ma sai, come parlavamo poco fa, quando mi avevi detto dove ci sono i punti da migliorare, dipende poi dai circuiti. Ad esempio in Qatar avevamo avuto una grandissima accelerazione, perché uscivamo da delle curve un po' più larghe, un po' più veloci, che riusciva Aleix con la percorrenza a far molto forte, quindi aveva grande spinta in uscita. Qua nelle curve dove ripartiamo da regimi più bassi, abbiamo sicuramente un po' di lavoro da fare, ma non è un abisso, ecco, sono fasi da migliorare dalla moto. Abbiamo alcuni punti a favore, alcuni punti sui quali lavorare. Sicuramente le ripartenze da bassa velocità non aiutano in questo momento. Però sai, qua non c'è un grandissimo rettilineo dopo una ripartenza da fermo, cioè anche uno dei più grandi è questo dall'ultima curva alla prima curva, quindi lì lasciamo qualcosina e per domani bisognerà lavorare soprattutto su queste uscite di curva. Allora Massimiliano dice grande Matteo, gran bella manetta. Allora vado a vedere un attimo, volevo parlare anche di Salvadori che è 19esimo, 1.38.594 a 1.385. Intanto io mi devo sempre scusare con Lorenzo Salvadori perché lo confondo sempre e quindi gli chiedo sempre scusa in anticipo, perché prima o poi lo sbaglio, lo faccio. No, comunque insomma Lorenzo mi sembra in crescita. È chiaro che Aleix Spargaró è un altro livello, però Lorenzo sta crescendo. Cosa dici Matteo? Lorenzo sta sicuramente crescendo, ha fatto una pre-season un po' difficile per un problema alla spalla. Si è presentato in Qatar non in perfetta condizione ed ha sofferto. Portimao ha sofferto un po' meno e qua per il momento sembra ancora meno. Quindi bene, questo lascia pensare che è importante che vadano bene entrambi, perché comunque sappiamo che Aleix in questo momento sopra questa moto è un riferimento e credo sia difficile per tutti salire su questa moto adesso e fare meglio di lui. E quindi Lorenzo, un compagno di squadra, sicuramente è un grande riferimento, ma molto difficile. Però sta crescendo, oggi si è tenuto dietro qualche nome sicuramente importante della MotoGP che ha fatto molti più chilometri di lui in questa categoria. E bene, domani cerchiamo di consolidare ancora qualcosa con lui. Con lui si lavora molto anche
sullo stile di guida, su dove mettere le ruote, perché come gestire il gas, perché questa categoria è fatta anche di tantissimi dettagli che fanno la differenza, molto più di quanto pensavo anch'io personalmente. Senti, intanto Max Biaggi dice che stai leggendo il copione dietro lo schermo, è evidente, dice, è assolutamente evidente. È un attacco mediatico da parte di... Va bene. Continua. Ma lo sai perché? Lo sai perché? Perché ha tirato sul collo all'All Star, con la 1100 ho fatto un paio di attacchi, però Max è stato più veloce, comunque è stato più veloce. Devo, lui e Loris... davvero li seguivo e ho rallentato perché avevo paura a seguirli, giuro. Ecco, ma loro due con cosa hanno girato, Loris e Biaggi? Quando erano in pista assieme giravano con che cosa? Con la 1100 Factory. E chi andava più forte tra i due? Dai, prova, sbilanciati. No, diciamo era una bellissima bagarre, era una bellissima bagarre. Ma rischiavano come i pazzi a ogni curva, era una vendetta degli anni trascorsi sicuramente. Molto bene, ma c'era anche Gramigni. Anche Gramigni, Gramigni come andava? Gram non l'ho visto in pista con le motoserie, l'ho visto soltanto nella parata che guidava la 125 ed era sempre full gas perché noi eravamo con i 1000 e anche per fare la parata a 100 all'ora lui era sempre full. Visto che stiamo facendo questa parentesi, poi torniamo a parlare delle prove libere, ma lì c'erano un sacco di moto meravigliose, a partire dalla 250 di Biaggi e di tutti gli altri piloti Aprilia, che per me rimane una moto fantastica quella lì. Sì, guarda, no, a parte gli scherzi è stata un peccato non avere il pubblico, perché quell'evento lì con tutti i campioni e tutte le moto in pista è sicuramente stupendo, come è stato 2 anni fa quando l'abbiamo fatto al Mugello, la prima edizione. Fighissimo per me, anche perché avevo tante moto a disposizione, le ho provate praticamente tutte. E poi vedere Max, sinceramente adesso non so se mi ascolta, però era vedere Max su quella moto storica con la quale ha fatto un po', diciamo, davvero la storia ha fatto la storia, la storia della 250 la casa era, assolutamente. E poi ci stava uguale, cioè ci sta sopra, era praticamente identico a un pelo più piano, però sicuramente bellissimo da vedere come negli anni, fine anni 90. Comunque Maurizio dice Max non si batte e Max Biaggi dice Baiocco ha l'obbligo contrattuale a Aprilia di dire che andavo nettamente più forte io, quindi... No, ma era senza dubbio più forte, Loris aveva una moto migliore, e per quello riusciva a tenere il passo. Senti, ma tra tutte quelle moto lì che hai provato, te qual è che ti entusiasma di più? Guarda, sembrerà una, non so, una cosa strana, ma io mi sono divertito da matti con la 660, con la moto da trofeo 660, perché non avevo assolutamente l'ossessione e l'ansia della velocità, perché comunque la moto non è che va piano, ma rispetto ai 1000 una superbike sicuramente ha molti cavalli in meno, e per me era non avevo tensione al curvone di smisurata, certo. Però nel guidato potevi forzare, era bellissima da guidare, io mi sono divertito da matti, c'è una prima parte di accelerazione molto bella, ovviamente non c'è una grandissima top speed, però mi sono divertito come un bambino, ho fatto delle belle bagarre con Sava, con quella là, e molto molto bella. Senti, torniamo a Jerez, ma sempre un pilota che ha recentemente provato l'Aprilia, cioè ad Andrea Dovizioso, che ricordiamo riproverà l'Aprilia l'11 e il 12 maggio al Mugello. Non so se tu eri a Jerez quando il Dovi l'ha provata, quindi non l'hai visto sulla moto. Non l'ho visto, ho visto alcuni filmati, ho parlato con i ragazzi del test team, ho parlato anche con Romano, Albesiano, con tutti quanti, con Rivola ci siamo aggiornati, però io non c'ero, no? E non ci sarò neanche al Mugello, perché saremo in partenza per Le Mans. Ma senti Matteo, in generale abbiamo sentito Dovi parlare tanto della posizione di guida, come è successo in passato con altri piloti, ricordiamo Olga Lorenzo, quanto tempo ha impiegato ad adattarsi alla Ducati, eccetera eccetera. È così difficile per un pilota che passa da una moto all'altra trovare la posizione di guida giusta in moto, in generale, sto facendo un discorso generale. Ma io credo che la posizione di guida
la trovi in un attimo. Quello che magari richiede più lavoro, come penso Andrea abbia indirizzato la squadra o voglia indirizzare la squadra, sia avere una posizione che vada nel facilitare e nel rendere la guida molto più facile e molto più a suo agio. Questo richiede un po' di lavoro, perché oggi le MotoGP vengono progettate con il serbatoio in un certo modo, con un reggisella in un certo modo, le pedane più o meno fisse e la moto più o meno a quelle misure lì. Ogni volta che viene fatta una modifica richiede un grande lavoro, e quindi per questo è un lavoro lungo, perché ad esempio se tu vuoi fare una modifica al serbatoio ci sono collegate tante altre cose, e questo richiede molto lavoro. Quindi per quello è la parte principale su cui credo si sia focalizzato in questo momento. Poi quando ti senti comodo, allora puoi spingere. Diciamo che poi lui è uno abbastanza più piccolino dei piloti che hanno guidato finora negli ultimi anni, perché da Redding, Lerish e tutti quanti i piloti che ci sono stati, no? Anche Andrea Iannone era comunque una più alto, certo. Più alto, sì, quindi Sava, Sava non lo diciamo neanche che è altissimo. Quindi lui è sicuramente ha un fisico un po' diverso e richiede qualcosa di diverso. Ecco, molto interessante, devo dire, perché da fuori queste cose si fanno un po' fatica a capire, no? Per chi non va in pista, per chi non va su una moto. Invece sono dettagli che diventano fondamentali per poi riuscire a essere competitivi. Dico sì, bene, sì, Matteo. Esatto. Sto ridendo perché ho letto un intervento in sovrimpressione, per quello ho letto. Vai. Qual è? Fatti raccontare del volo d'angelo di Carignano e mi è venuto a ridere perché l'ho letto, ma non perché non per mano. No, certo. In moto si cade, quello purtroppo fa parte. No, non posso dire la frase. No, sono dettagli fondamentali, perché poi qua parliamo che in 3 decimi, in 4 decimi hai fatto una grande prestazione o una figuraccia, quindi puoi spingere il volo quando ti senti comodo, e non comodo come sul divano, ma diciamo a tuo agio nel forzare. E quindi la moto è nata secondo dei piloti un po' diversi, per cui credo che Andrea abbia potuto dare un input. Poi vedremo strada facendo. Vedremo in futuro cosa succede. Intanto Massimo dice: onore avere Max Biaggi che commenta la live. Non importa colori e squadre, è un campione, ha contribuito a scrivere pagine di storia su questo sport. Sottoscrivo tutto quello che ha detto Massimo, che ha scritto Massimo, e è bello avere Max Biaggi in qualche modo collegato con noi. Quindi grazie Max. Allora, torniamo un attimo alle prove. Miglior tempo di Pecco Bagnaia. Non può essere certo una sorpresa, perché Bagnaia sta andando fortissimo, sta facendo la differenza rispetto agli altri piloti Ducati. Non so se tu l'hai visto in pista, come l'hai visto guidare, come hai visto lui quel pacchetto lì, Bagnaia Ducati. Molto molto bene, soprattutto il suo pacchetto, soprattutto lui, anche se in Qatar era stato molto forte Zarco, in generale per me rimane un osso duro, però diciamo che Bagnaia sta facendo un grande lavoro, è sempre lì nel momento giusto, nel momento che conta, sia in qualifica, alla fine del turno, alla gara, è molto forte. Pecco sta lavorando molto bene, e poi con gomma soft in questa prima parte di stagione ha fatto sempre un capolavoro dei giri ottimi. Quindi lui del pacchetto che tu hai nominato sicuramente è quello che sta emergendo di più, e anche in ottica gara sarà un osso duro. Ecco, Matteo, lui dice, ha spiegato che lui guida un po' differente dagli altri piloti Ducati, riesce a far scorrere di più la moto a centro curva. Ricordiamo che in passato i piloti che guidavano la Ducati si lamentavano sempre di quell'aspetto. Ecco, ma non volevo farti parlare di questo, volevo chiederti, da fuori si vede che lui guida la Ducati in una maniera differente rispetto agli altri piloti Ducati? Cioè, da fuori uno come te lo vede? Sì, si vede. Si vede che lui ha una guida molto pulita, una cosa che sembrava, come hai detto tu, magari non pagare molto, invece con lui paga, e paga anche molto bene. Quindi sì, ha un ingresso in curva forte, c'ha una grande percorrenza a centro curva, molto pulito, molto rotondo, sta guidando forte. Diciamo che davvero lui... dei piloti Ducati, ecco, a parte la prestazione, ma è sempre costantemente competitivo.
Ecco, l'hai detto un po' prima, quindi tu te lo aspetti veloce anche per la gara, pericoloso tra virgolette ovviamente per la gara, nel senso uno di quelli che si può giocare anche la vittoria? Credo che questo Gran Premio sarà importante vedere cosa si potrà fare con le gomme, perché la soft non sembra così performante per tutta la gara, bisogna capire chi userà la media, come riuscirà a usarla. Qualcuno ha provato anche la hard oggi, e recentemente anche a Portimão la hard aveva funzionato bene. Per me dipenderà molto dalla scelta della gomma per la gara. Con la gomma soft molto bene, in gara non sarà sicuramente lento, ma un po' di più, un po' qualche punto interrogativo in più sicuramente c'è rispetto alla qualifica. Ok, e invece passiamo alle Yamaha, ricordiamo Fabio Quartararo secondo e Franco Morbidelli quarto, Vignales non mi ricordo più quinto, ma Vignales quinto, ma direi che Morbidelli ha messo in mostra un gran passo. E come hai visto tu la Yamaha in generale su questa pista e più nello specifico i piloti? Vai tu. Qui funzionano molto bene, ma in questa prima parte del campionato ha funzionato benissimo, perché hanno vinto sempre, quindi molto bene, ma molto, diciamo che qua hanno funzionato bene tre moto almeno delle loro, e soprattutto Franco, che neanche ha provato la gomma soft alla fine del tour. Questo è un segnale importante, che vuol dire che era abbastanza concreto e forte con la gomma media, e credo che lui dopo il bel weekend di Portimão qui possa essere anche lui del gruppo davanti per il podio, per la vittoria. Allora Matteo, non so se Max Biaggi ci sta ascoltando ancora, ci provo se ci sta ascoltando. Io ho visto un Franco Morbidelli un pochino rassegnato, nel senso che lui dice guido una moto del passato e cerco di andare forte nel presente, e volevo sapere da Max, se lo può scrivere nella chat, se ha voglia di scriverlo, se questo, quanto incide questo nella testa dei piloti, di un pilota come Morbidelli. Io l'ho visto come un po' rassegnato, come dire non riesco, non posso vincere con questa moto. Questa è così una considerazione che faccio io, e invece Stefano dice l'anno prossimo un secondo team è previsto o no? Dipenderà solo dalle reazioni di Dovizioso, rispondo io a Stefano. L'anno prossimo è previsto un team Aprilia. Io credo, questa è una mia valutazione, non c'entra Matteo Baiocco, non c'entra l'Aprilia, è la mia valutazione. Io credo che alla fine si arriverà a un accordo con il team Gresini. Team Gresini, che ricordiamo, quest'anno gestisce, cioè fa correre le Aprilia, il posto del team Gresini è preso dall'Aprilia, l'anno prossimo Aprilia avrà un team ufficiale e secondo me avrà anche un team satellite col team Gresini. Ripeto, lo dice Giovanni Zamagni, Matteo Baiocco non c'entra niente con questa mia affermazione. Senti, invece Marc Márquez, che ricordiamo è sedicesimo, nel pomeriggio lui si è fermato con 3-4 minuti in anticipo, non ha montato la gomma nuova, ha fatto pochi giri, insomma è un Marc Márquez ancora molto veloce perché il suo passo non è male. Max Biaggi intanto dice che parla solo tramite il suo avvocato e quindi alza le mani alza le mani. Come l'hai visto tu Marc Márquez? Come lo vedi in pista? Si vede così tanto che non è a suo agio sulla moto dalla pista? Fisicamente, Paolo? Io l'ho visto molto a suo agio in questa pista. Ecco. Magari non ha tirato da bestia tutto il turno, come hai detto tu non ha usato una gomma soft, ma ad esempio nell'ultimo tentativo con gomme usate aveva un casco rosso, e poi ha fatto un piccolo errore, ha deciso di fermarsi, abbiamo analizzato prima il video, quindi è per me è molto forte. Su questo circuito credo che tornerà, magari non proprio come prima, ma di nuovo a dar fastidio davanti, perché, non lo so, vederlo dalla pista sembra molto competitivo qua. Lui dice però che non è naturale sulla moto, che muove male il braccio destro, dalla pista non hai quell'impressione lì. Meno rispetto a Portimão, sicuramente Portimão davvero era, sembrava
pochi momenti durante il turno e si prendesse davvero il rischio solo quando serviva. Qua un po' più consistente durante tutta la sessione, secondo me abbastanza concreto lo sarà anche in vista della qualifica della gara. Ma quindi tu te lo aspetti competitivo anche per un podio? Per quello che hai visto oggi? Se non guardo la classifica di oggi, sì. Vederlo in pista e vederlo come aveva guidato anche stamattina in alcuni frangenti, sì, per me è da prima posizione. Ah, benissimo, benissimo, molto chiaro. Magari mi sbaglio, però... No, certo, è una previsione, chiaro. Poi, da prima posizione. Poi magari domani cambia tutto. Senti, invece, un tuo commento su Valentino Rossi, 21esimo, sempre in difficoltà con il grip al posteriore. Dalla pista tu come lo vedi sulla moto? Questo perché non lo chiede a Max questo? Max, come lo vedi? Ma risponde con il suo avvocato. Allora, ho visto entrambe le sessioni in cui è partito subito davanti, a inizio della sessione davanti al gruppo. Quindi grande voglia di far bene, di fare un weekend finalmente positivo. Sembra però che nella fase in cui si va a mettere la gomma nuova, si va a fare il time attack, è mancato qualcosa. Io poi, sai, vedo dalla pista e torno al box e vedo la classifica, quindi certi dettagli del box non li sai. Non sembrava dalla pista essere 21esimo, ecco, non sembrava così in quella posizione, sinceramente. Però questo campionato è incredibile, cioè, basta poco e ad oggi il livello è così alto che se non sei perfetto è un attimo essere in quelle posizioni. Ok, no, chiarissimo. Allora chiudiamo il discorso MotoGP con un tuo commento su Suzuki e KTM in generale, o se hai qualcosa più di specifico, non so se qualche pilota ti ha fatto più buona impressione di altri. Beh, diciamo che Binder è sempre stato dietro in tutte le sessioni, sia in Qatar sia a Portimao, e poi si è visto molto molto forte in gara, quindi mi aspetto che lui possa essere un animale da gara anche qua. E le Suzuki, una è campione del mondo e l'altra ci andava vicino, quindi c'è sempre un grande gruppone lì davanti. È difficile vedere che qualcuno non possa far bene. È importante essere anche noi tra quelli lì, quella è la cosa più importante. Le Suzuki oggi sinceramente in alcune sessioni hanno fatto un po' di fatica all'inizio del turno, ho letto alcune cose sulle gomme, ho letto alcune cose sulle loro problematiche, magari, però sai, ho visto sicuramente un turno un po' alterno con le prestazioni un po' che andavano su e giù rispetto al solito, quindi non proprio un grande venerdì, però domani saranno sicuramente veloci. Matteo, so che le gomme è un argomento sempre delicato in tanti, però effettivamente diciamo in questi tre gran premi, quattro con questo, si lamentano soprattutto delle gomme nuove, quando vanno a mettere la gomma soffice nuova che non è, magari non è perfetta, non è come un'altra, eccetera. Voi in Aprilia come siete messi con le gomme in generale? Soprattutto qua abbastanza bene, nel senso che ci sono tutte e tre le soluzioni, possono essere utilizzate, poi ognuno si muove dove preferisce, però noi qua ad esempio Alesh ha tutto il range di gomme disponibili, le valuterà e anzi credo che tra venerdì e domenica le avrà provate un po' tutte, quindi non c'è qualcosa che al momento qui per noi è impossibile da usare o molto negativo. Okay. Certo è che comunque la gomma soft non ha dato una grande performance oggi nel nostro caso, ma come dicevamo prima non è stato neanche fatto un giro perfetto, quindi vediamo domani. Per i prossimi giorni come sono le previsioni, Matteo? Lo sai? Ci sarà più caldo? Sembra che vada ad aumentare un pochino la temperatura, soprattutto domenica, e poi sai, domenica dovremmo tornare agli orari normali, no? Dopo la moto, certo. Esatto. Quindi sì. Ma è stata una gara molto veloce anche per quello lì, perché avevamo una pista senza la gomma Dunlop a terra e di solito quello cambia un pochino i valori in campo, comunque modifica leggermente i valori del grip avuti fino a quel momento. Invece Portimao no, e tutti sono andati fortissimo, quindi qua dovrebbe essere anche quello un fattore che condizionerà la gara.
importante. Intanto Aldo dice: grazie Aprilia, ci stai facendo rivivere gli anni veloci di Max Biaggi. Allora, agli anni veloci di Max Biaggi non ci siamo ancora arrivati, purtroppo, perché Max Biaggi, ragazzi, vinceva gare e titoli a ripetizione, quindi questa Aprilia sta andando veloce, ma non ancora così tanto. Speriamo che ci arrivi, però insomma c'è questa passione per Aprilia e il nome di Max Biaggi naturalmente viene sempre fuori. Ti faccio una domanda di Frankie Longo che dice: non c'entra nulla con la MotoGP, hai provato la RS660 che esordirà questo weekend nel Moto America? Sì, te l'ho detto anche. È quella che dicevi prima. Lì. All'inizio del turno, sì, è proprio quella del trofeo. Io ho provato proprio quella preparata per fare il trofeo, che inizierà poi nel secondo round del CIV anche in Italia. E anzi, spero di riuscire a fare qualcosina anche lì con qualche giro. Ecco. Però, fatta questa parentesi, sì, rispondo che sì, l'ho provata. E come dicevo prima, una bella scoperta. Davvero non immaginavo di divertirmi così con una moto che aveva, ecco, abbastanza cavalli in meno rispetto a quelle che ho sempre guidato, ma davvero, davvero divertente. Assolutamente. Piero domanda: qualcuno proverà la Hard davanti o dietro? Sì, l'ha spiegato anche prima Matteo. Secondo me è facile che se la temperatura si alza, come previsto, vedremo delle gomme dure. Vado un attimo velocissimo a vedere un attimo la classifica della Moto2, dove c'è Sam Loves davanti a tutti, Gardner secondo, Bezzecchi quarto, Raul Fernandez sesto, Di Giannantonio ottavo. Ricordiamo che Di Giannantonio è un pilota che l'anno prossimo correrà in MotoGP nel team Gresini. C'è qualcuno in Moto2 che ti impressiona particolarmente, Matteo? Allora, servirebbe un elenco, perché come è successo negli ultimi anni ce ne sono tanti buoni. Però vabbè, a parte che ho un bel rapporto con Digia, e secondo me è uno dei più buoni di questa categoria da un po' di tempo. Raul Fernandez ha fatto paura in questo esordio. Mannaggia, va forte. Sì. A me questi due sono quelli che piacciono di più. Poi Joe Roberts con Ital France sta facendo un gran bel lavoro, sta venendo fuori. Dai, i primi due che ti ho nominato a pelle sono quelli che mi piacciono di più. Ma la Moto2, Matteo, prepara bene alla MotoGP? Gli ultimi fatti dicono di sì. Tu come la vedi? Sembra la miglior strada per arrivare in MotoGP, perché oltre all'aspetto tecnico della moto, che comunque con più potenza ha portato i piloti a guidarla un po' più simile a una MotoGP, credo proprio sia il contesto, il mondo della Moto2, l'ambiente che li prepara molto bene, perché vediamo che non uno, ma quasi tutti quelli buoni della categoria che passano di là, passano qua in MotoGP, sono poi performanti. Poi ho le caratteristiche che vengono fuori durante la stagione, ma comunque sono tutti subito veloci. Quindi vuol dire che è un'ottima categoria e che prepara alla grande. Secondo me è meglio di qualsiasi altra scuola. Matteo, scusa, ti sto abusando del tuo tempo, però arrivano un sacco di domande per te. Interessante. Pasquale chiede... Tu cosa ne pensi dell'eventuale introduzione della radio? Secondo me sarebbe la morte della MotoGP, questo dice Pasquale. Tu come la vedi? Sai del collegamento radio con i box, eccetera, un po' come avviene in Formula 1. Tu come lo vedi? Allora, erano state fatte delle proposte, credo, e anche degli esperimenti. Non vedo che al momento si sta continuando, ma non conosco questa storia, però vedo che non sta continuando. Credo sia molto interessante solo per me sull'aspetto della sicurezza. Ad esempio, ci sono alcuni tracciati dove ci sono delle curve cieche e se magari c'è stata una caduta, anche se arrivi con bandiera gialla e il pilota è in mezzo alla pista, a volte non lo vedi. Quindi avere un segnale in più, un allarme in più, in ogni caso, anche se la tua moto sta fumando, stai perdendo olio, tu a volte vedi una bandiera, vedi un segnale, ma magari non ti accorgi. Quindi per me, sotto l'aspetto della sicurezza, potrebbe essere interessante. Per altre cose anche, perché magari puoi parlare col pilota, ma sai, se in sella una moto, tu vai in moto, Giovanni, sai che sei in equilibrio, sei... Comunque anche se le velocità nelle macchine sono stratosferiche, ma comunque sei seduto,
è un po' differente secondo me. Quindi in moto può aiutare per la sicurezza, ma per il resto non credo. Ok, vado a leggere, grazie della risposta, vado a leggere la classifica della Moto3, Rodrigo davanti ad Antonelli, Fenati terzo, il pilota di Max Biaggi, quindi bellissima prestazione di Fenati, che ricordiamo qua Fenati è sempre andato fortissimo, vinse se non sbaglio la sua prima gara in Moto3, Migno settimo, Acosta ottavo, qui vabbè Acosta naturalmente sarà quello che ti impressiona di più, un piccolo commentino sulla Moto3. In generale, Acosta incredibile, anche perché poi Aleix credo abbiano anche lo stesso manager, quindi hanno, cioè, ho avuto modo di confrontarmi molto su questa cosa. Incredibile. E ho un ottimo rapporto con tutti i ragazzi italiani della Moto3. Quindi ogni volta che vedo un italiano, Foggia, Fenati, Antonelli, Migno, sono felicissimo di vederli lì. E li vedo sempre competitivi, io spero che vadano forti gli italiani, sinceramente. Sì, ti ho perso un attimo nel collegamento, hai detto solo l'ultima frase? Spero che vadano forti gli italiani. Ah, ok, adesso è chiaro. Un rapporto soprattutto con Foggia e con Fenati, che quest'inverno abbiamo avuto anche modo di allenarci insieme ogni tanto, quindi dai, mi auguro che facciano bene anche il team di Max. Foggia, che io scherzando con lui gli dico sempre che è un tamarro, che poi con la R mi viene particolarmente bene, ma è un tamarro, ma è uno forte. È un tamarro buono, nel senso buono, assolutamente. Quindi con questo saluto all'amico Foggia, il tamarro Foggia, io ringrazio tantissimo Matteo Baiocco, davvero mi sono divertito, è stata una diretta che mi è piaciuta tantissimo, quindi ti ringrazio moltissimo. Grazie. Ringrazio Max Biaggi che in qualche modo è rimasto collegato con noi, quindi grazie Max. Una comparsa, scomparsa. Esatto, ringrazio Nico Cereghini che anche lui si è collegato, dice grazie Zame, Matteo, bella diretta e viva l'Aprilia. Allora, con questo buonismo generale salutiamo tutti, grazie a Luciano Lombardi in regia, grazie a Moto.it per la passione che ci mette. La diretta torna domani sera alle 20:45 domani sera con Sito Pons, quindi un grandissimo campione del passato e un grandissimo team manager. Matteo, grazie, in bocca al lupo all'Aprilia, ciao a tutti. Crepi, grazie, ciao Giovanni, ciao ragazzi, ciao a tutti.